Eccomi, continuiamo. Abbiamo già fondato. Sì, purtroppo. Come no, non è vero. Andiamo alla locanda. Oh, finalmente posso salvare. Salviamo qui nel 49. Ok, salvato. Adesso come siamo messi? No, non dovevo neanche dormire. Però ha detto di andare alla nella locanda, quindi mi sa che... Vabbè, dai, facciamolo. Sennò non parte il video, forse. Sì, infatti, lo sapevo. Chi è? Forse neanch'io potrei mai lasciar correre. Che succede? I cavalieri sono vincolati da un patto di riservatezza, non posso parlare. Vabbè, che i cavalieri fossero corrotti era palese, vabbè, tranne il fillino ovviamente. Che succede? Te, dimmi qualcosa. Quello dice la stessa frase. Oh, le cascate. Proviamo ad andare qua. Ah, qua è libero. Io non posso. Ok, posso aprire, no? Niente. Io con questo silenzio sto sentendo la mia gatta Molly che è russa. Cucciola. Passeggiata notturna? Questo paesaggio mi ricorda casa. Ah, sei vissuta in un posto niente male, quindi. Volevo solo dire che è in alto e che ha una splendida vista, non che abbia un problema di vertigini. Sì, lo escluderei, non andresti in giro in sella a quel mostro altrimenti. Si chiama Baul e non è un mostro. E non è mio amico solo perché può volare. Siamo insieme da quando mi ha salvato durante la guerra. Guerra? Intendi il conflitto tra l'impero e le gilde? C'è sempre una guerra. C'è sempre una qualche guerra che devasta questo mondo. Sì, hai ragione. Sei stata tu ad attaccare l'infermiera prima, vero? È arguto. Sei intuito a chi dà vola... No. Sei arguto. Sei intuito a chi dava la caccia. Devo essere un tipo sveglio. Anche Fairo è apparso a causa di infermiera. Sono legati in qualche modo. Lui è il tuo socio. È difficile da spiegare, ma non neghi d'essere qui per lei. Devo di non essere brava a mentire. D'accordo, non ti farò altre domande.
Ma il primo sospetto che le stai di nuovo dando la caccia, non preoccuparti, non si ripeterà, hai la mia parola. Posso fidarmi? Come posso convincerti? Beh, hai affermato di non essere brava a mentire. Non siamo molto diversi, anch'io qualche scheletro nell'armadio. Che tipo strano. Che ne dite di farci un giro per la città? Dovremo anche esaminare il Blastia, è andato fuori controllo l'ultima volta. Ok, ma prima voglio comprare. Ce l'hai quello al limone? Sì, fantastico. Ok, poi prendiamo arancia, mela, mista, antisigillo. Ok, rimedio, pietrificazione, antidebolezza, bottiglia guarigione, liquido in grado di curare tutte le alterazioni fisiche dopo una battaglia. Bottiglia della vita, bottiglia sacra, ne prendiamo. Lente magica anche, e basta. Ok, cos'altro abbiamo? Niente. Cappella a punta, risulta di un'eccessiva lavorazione, ormai non fanno più cappelli del genere. Vediamo sintesi, cosa possiamo fare? Perché ne ho due di gelatina all'ananas? Ah, perché si possono fare in due modi. Miracolosa! Caspita, questa è utile. Farmaco. Niente, e invece di spade? Ah, 32 questo cappello a punta, forse conviene. Cappello nero. Che figo. Occhiali, occhiali senza montatura, occhiali blu. Voglio il cappello nero. Ok, fatemi vedere. C'ho uno nuovo, cane divino, arte esplosiva, spara attacchi multipli mentre esegui una giravolta in aria. Però non posso. Zanna cacciatrice, ok. Oh, capriola. Passo indietro, recupero, provocazione. Ok. Capriola. Lancia tutto. Io non lo farei. Voglio vedere una cosa. Titoli, cane, complice guerriero. Resistenza alla terra. Boh, non lo so, non cambia niente.
cambia niente. Ah, posso aggiungere il cappello nero qua. Wow. Vabbè, Carol, se sei boss. No, anzi, mi se ne frega. Glielo daremo a qualcun altro. Colpi massimi 32. Namae mo kimatte, okite mo tsukutte, hatsu shigoto mo ukete, rippa na gildo rashiku natta yo ne. To wa itte mo, mada tatta no 3 nin da zo. Kore rippa ka? Nizu nante kankei nai yo. Yumei na touzoku gildo, shikkoku no tsubasa datte 3 nin shika inai shi. Yousuru ni, ryo yori shitsu tte wake ne. Amma zoro zoro to iru no wa mendou nande, oran ninzu sukunai hou ga ii kedo sa. Donno ato tsuide dangresu to mamoro tten nara. ある程度の頭数は必要になるんじゃねえの？そうだね。でもちょっとずつでも前に進めればいつかはきっと大きなギルドになるよ。うん、多分そう。なら気楽にしてていいのかしら。ダメダメ、張り切っていかないと。了解。OK、andiamo。Ah, caspita, perché... Ok, così è meglio. L'aria sembra tornata alla normalità. Sì, non è andato più fuori controllo da allora. Ehi, sono i ragazzi che abbiamo incontrato a Porto Nord. Signorina infermiera! Ah, è Poli, quello che abbiamo salvato dal magistrato. Come state? Chi sono? Delle persone che abbiamo aiutato a Porto Nor. Non vi ringrazieremo mai abbastanza per quanto avete fatto per noi. Dov'è tuo padre? Oh no, che succede? Non ho notizie di Tigo, il mio marito, da 3 giorni. Quelle voci potrebbero essere vere, quindi. Qualche idea di dove possa essere andato? Direi di sì, la sera prima della scomparsa parlava nuovamente dell'ipotesi di lavorare per acquisire un titolo nobiliare. Acquisire un titolo nobiliare? Che significa? Quando questa città sarà finalmente ultimata, ci sarà concesso di vivere qui come membri della nobiltà. Ah, mi ricordo che era impossibile, perché più case fai, più ti danno un punto lì. È assurdo. C'era pure un anziano signore che ha vissuto per anni e ancora non è diventato nobile. È assurdo sta cosa. Non mi sembra verosimile. Che vuoi dire? I titoli nobiliari sono riservati a chi è riuscito a guadagnarsi la fiducia dell'imperatore con i suoi servigi. Ma Sir Kumura ha dato la sua parola, ci ha promesso che avremmo fatto parte della nobiltà. Oh mio Dio, Kumura, sono deficiente. Kumura, dei cavalieri imperiali? Sì, attualmente ricopre il ruolo di magistrato della città. Oh mio Dio, no. Ma certo. Strano però, voglio dire, il trono imperiale è vaccante. Scusate. Ma allora abbiamo lavorato senza sosta per nulla. Che fine ha fatto Tigol? Papà non tornerà. E Yuri? Sì, risolvo la faccenda, mamma mia. Vuoi chiedermi se la nostra Gilda può occuparsi della questione, vero? Boss? Ti prometto di pagare l'onorario insieme al mio. Beh, d'accordo, affare fatto. Che cosa? Ma io... Quindi il nostro prossimo incarico è trovare una persona scomparsa. E se è un altro espediente di Kumura, lo prenderemo a sberle fin quando non ci prometterà di smetterla. Giusto, i cavalieri hanno il dovere di proteggere le persone, dopo tutto. Cerchiamo solo di essere prudenti, ok? I cavalieri potrebbero annientare una piccola gilda come la nostra, dovessimo inimicarceli. Certamente.
Troveremo tuo padre, te lo prometto, aspettaci qui. È deciso dunque, ce ne occuperemo noi. Grazie, grazie di cuore. D'accordo, proviamolo. Nell'aria ha qualcosa di molto sospetto. Sì, ancora di più perché è vietato l'accesso. Chissà se è possibile entrare in qualche modo. Prudenza, ragazzi, ricordate, prudenza. Posso? Sì, e io come faccio a scendere? E qui non posso neanche andare. Ah no, ma proprio in generale non posso. Ah, ok, devo parlare con lui. Vorrei passare se mi è concesso. Mi spiace, ma è vietato l'accesso. Il cantiere più avanti è troppo pericoloso. Grazie al cielo. Conoscendoti, Yuri, ero convinto che ti saresti fatto strada con la forza. Beh, hai predicato prudenza, no? Rispetto agli ordini del boss, anche se fanno schifo. Ma come faremo a oltrepassare la guardia? Magari aprirsi un varco con la forza è effettivamente il metodo più semplice e efficace. No, non lo permetterò. Sarà sufficiente tirare la guardia lontano dalla sua postazione. Ma come? Magari ricorrendo all'arte della seduzione femminile? Giusto. Allora, funzionerebbe con Judy perché è la più bella di questo gioco. Però vorrei... oh, diamo. E chi posso usare per distrarre? Dicessi Carol? Carol, kana? Tua idea, tu lo fai. Di che accidenti stai parlando? Perché io? Mi sembra una buona idea. Hai voglia di scherzare anche tu, Judy? Ah, non sono una persona che si perde in scherzi. Forza, andiamo. Devi credere in te stesso, Carol. Quando una donna vuole sedurre, deve farlo con stile. Non ho la minima idea di cosa parli. Così impari. Era meglio utilizzare la violenza. No, ci pensi te a sedurlo. Sono perché un bambino, però. Però io ho scelto lui perché, che cavolo, non ha voluto utilizzare la violenza. È stato il suo piano, che lo faccia lui. Beh, non è che devi sedurre, cioè fai il bambino innocente che ha perso la strada di casa, gli chiedi aiuto, ho perso il mio papà, la mia mamma, fai così, lo distrai, no? Sì, ma perché non lo distrai? Ciccio, ma... E adesso? E non me lo distrae? Stupido Carol. Se io faccio così posso uscire lo stesso. No. Però quel deficiente di Carol non distrae. Ehi, Carol. E adesso? No, non mi dire che è un bug solo perché ho scelto Carol, dai, no. Può essere così. Non fare niente.
Ti sparo. E non va. Allora, io salvo per sicurezza, ovviamente, con un altro salvataggio. No, non può bloccarsi così il gioco. Cioè, mi hai fatto scegliere e quindi deve funzionare. Ah, forse a meno che non debba... Sembra strano. Eh no, non funziona, nemmeno se cambio. C'è qualcosa che mi sfugge. Parlo con tutti, faccio prima. No, qui posso uscire, ma... Perché non distrae? Carola, è un deficiente. Io parlo con tutti, ma... Qui non posso andare, giustamente. Carol, ma che cavolo! Gli diamo il cappellino? Mi sembra strano. Andassi a dormire? No, non cambia niente. Niente, mi sa che devo rifare. Perché non succede niente. No, non succede niente. Niente, devo ricaricare il salvataggio, mi spiace, vediamo di mettere giù di allora. Carol, è proprio inutile quel ragazzo. No, devo rifare di nuovo questo. No, no. Salta, no, no, devo rifare tutto questo. Perché non l'ho salvato prima? No, devo rifare. Ah. Devo rifare tutto. Accidenti, per sbaglio ho salvato invece che caricare. Accidenti. Salta evento. Torino.
Ok, allora adesso salviamo. ま、旅が続くんだって実感が湧いてきました。フレンを追っかけて帝都を飛び出したのとは規模が違ってきそうだけどな。なんたって得体の知れないしゃべる魔物を探す旅だ。デスエール大陸に行くとなると、また海も越えなければなりませんし、コゴール砂漠という場所もきっと暑さの厳しい過酷な環境だと思います。でも今はまた旅を続けられることが私は純粋に嬉しいです。まだ見たこともない景色が私たちを待っているんですよ。 ma旅の目的だけは見失わないように。Ok. Non mi pare di aver visto quel dialogo. Comunque adesso andiamo qua, saltiamo. Saltiamo. Parliamo con lui. Saltiamo di nuovo e adesso facciamo Judy. No, non va, ma perché non va? Perché Judy non può fare niente? Judy, distrai, no? Ma insomma, ma non ci sto capendo niente. Allora, ragioniamo. Lì non possiamo perché tanto si può uscire e non ci serve. Io ho parlato anche con lui. Parlo anche con lui, ma non dice niente. Perché noi in teoria dobbiamo distrarre il tipo. Ma perché non distrae? Perché? ジュディスの色仕掛けか。なんかもうこの作戦何の心配もいらないね。ご期待に添えられるように最善を尽くさせてもらうわね。どうしたらジュディスみたいになれるんでしょう。あ、エステル、なんか言ったか。あ、いえ、こっちの話です。Ok, è partito quel dialogo lì, nel caso appunto scegliessimo Judy. Quindi va bene, abbiamo scelto lei, però perché non posso distrarlo? Cos'è che devo fare? Cioè, in teoria è lui che devo distrarre, no? E non me lo fa. Controlla, non me lo fa. Cioè, ci deve essere qualcosa. Cosa posso fare per distrarre? Allora, proviamo a cambiare, proviamo a mettere un attimo Yuri. Un secondo, proviamo a parlare così. No, non cambia niente. No, non cambia niente. 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 E io vado alla locanda, ma forse lui? No. Niente, te invece? Ah! Oh mio Dio, dovevo tornare dall'Emporio per il vestito. Va bene, non importa se non abbiamo scelto Carol, però almeno daremo un bel vestitino a Judy. Sarebbe stato bellissimo comunque usare Carol, però vabbè. Salve, sono alla ricerca di un abito accattivante. Accattivante? E per un appuntamento galante? Che ne diresti di questo? Ah, troppo essenziale. Beh, questo invece? No. D'accordo, allora questo? Cosa stai cercando esattamente?
Per esempio... Mi spiace, non ho nulla del genere. Non sarebbe possibile confezionarne uno per me? Vediamo. Se mi procurassi una coda soffice, una scuola di basilisco e una piuma d'uccello piccola, potrei confezionare qualcosa di molto speciale. Dovresti essere in grado di ottenere gli oggetti richiesti dai mostri nei sobborghi della città. D'accordo, muoviamoci. Judy si è calata nella parte, Sembra trovarsi a suo agio in questo genere di cose. Quindi devo trovare... Ah, ce l'ho gli oggetti. Oh, meno male. Meno male, ce l'ho gli oggetti. Wow! Ma che è? Cioè, cosa dovrebbe essere? Una coniglietta? Ma è resa malissimo! È più sexy quello classico body suit e le calze a reti e il cerchietto da coniglio, ma così... Non è sexy, è solo stramba! Cosa ne dite? Midona? Ah, ma perché anche lei, scusate? Ma... Ma perché anche te sei vestita così? Ma che è sta roba? Non dovevi cambiarti d'abito in questo modo. Ma infatti cosa c'entri te? Io ho scelto Judy. Chissà come sarebbe stato caro. Cioè, non oso immaginare. Quindi gli adulti sono attratti da questo genere di vestitini. Quando crescerai capirai. Anche se lei non è attraente, no? Cioè, dai. Qualche maschietto che magari capita di vedere questo video mi potrebbe dire se è più sexy con questo vestito la nostra Judith oppure il vestito di prima? Per me era più sexy con il vestito di prima. Questo è ridicolo. Questo è ridicolo. Cioè, non sono attratta dalle donne, però quando una è bella, ma il problema è che lei era più bella col vestito normale, non così. Così è ridicola. Non so chi potrebbe attirare. Vabbè. Siamo a posto, andiamo, che poi vabbè, lasciamo stare sta infermiera pazzoide, io non so perché si è cambiata, mi sa perché lei è invidiosa di Judy, perché Judy è bella, elegante, raffinata, come una principessa, e addirittura il nostro Rapido accetta lei, invece chi la vuole Estelle, cioè infatti Rapido non la considera nemmeno Estelle. Ehi, hai sul serio intenzione di indossare quell'abito? Sì, seriamente, Judy! Ma un abito decente? Perché ha qualcosa che non va? Non ha senso questo abito, è orrendo! Beh, potrei risponderti che ha tutto che non va, ma lascia perdere. È stupendo, soprattutto la sensazione che funzionerà, ma sta zitta te! D'accordo, ma prima potresti cambiarti di nuovo l'abito? Ma che è sto vestito? Ma è orribile! Ma dai! Ma dato che abbiamo fatto questo, c'è un modo per... Scusate... ha ricevuto nuove armi! No, di nuovo il mouse! C'è niente! Basta, mouse! Che sto usando il controller! Sintesi! Allora, ha detto che ha nuovo collare, borsa media... No, questo qua è esatto. Occhiali. Bandiera speciale R. Permette a Rapido di guidare il gruppo. Purtroppo è inutile sperare in una vita extra. Lo voglio. No, mi serve due pelle d'orso per utilizzare Rapido. Bandiera che per cambiare il leader del gruppo del menù non concede alcuna vita extra. No, io voglio questo. Devo avere pelle d'orso. Devo avere... sì. Pelle d'orso, accidenti. Dove lo trovo? Dati... fammi vedere. Perché non mi fa vedere? Dettagli. O orso boschi cuoi. No, devo andare a boschi cuoi per ucciderlo.
Devo andare lì, per forza. Lo voglio. Cappello nero, ah sì, devo riprendermi di nuovo il cappello nero, però faceva schifo. Cappello bianco, cerotto curativo. Questo non è male. Lo posso fare? Ah, caspita. Mi servono altri due tessuti mistici. Chiama mistica, corda sacra e basta, nulla di che. No, l'altro lo devo avere per forza. Assolutamente. Ma da comprare tipo ce li hai? No, da comprare no. Vabbè, niente, intanto distraiamo la guardia e poi andiamo a andare al Bosco Cuoi e uccidere l'orso, così almeno sarà rapido a guidare questo gruppo di imbecilli e ovviamente Judy e Yuri. Nante iarashi. Oh, si muore dal caldo oggi. C'è la pioggia, mio caro. Salve. Ehi, sbaglio, stavi sbirciando. No, non ho visto nulla, non so neppure se ci fosse qualcosa da vedere. Scemo. Oh, sul serio, che peccato. Che peccato? Vuole che sia più esplicita? Mi sono perdutamente innamorata della sua enorme e possente etica del lavoro. Perdutamente innamorata? Esatto, capisci cosa intendo, vero? Forse... magari dovrei essere ancora più esplicita. Che ne direbbe se io e lei ce la spassassimo? Sì, ma c'è una donna che mi aspetta nella capitale. Ho promesso di sposarla. E allora che vergognati, qualcuno lo picchi, traditore. Povera donna che lo sta aspettando. Che schifo che fai. Oh, su, via, non sia troppo all'antica. Esiste il poliamore. Ma io è... Ottimo lavoro. Che schifo di imbecille che abbiamo qui. È incredibile come gli adulti siano manipolabili. Per quanto tempo ancora hai intenzione di indossare quell'abito? Attirerebbe troppo l'attenzione. Lo lascerà al negozio. Qual era l'idea spassosa di cui parlavi prima? Oddio. Volevo andare a fare una nuotata. Doppio senso nuotata. E ora passiamo alla fase successiva. A questo punto entrare dovrebbe essere un gioco da ragazzi con una divisa da cavaliere. Chi? Io? Anche Carol sarebbe perfetto, ma come, basso? Chi ci crederebbe mai? Io? Sì, forse hai ragione. No, Yuri ha senso. Immagino che dovrò occuparmene di persona. Proprio un cavaliere doveva passare. Ma se ci aiuterà a ingannarli, tanto meglio. Ehi, smettila di bighellonare. Qual è il problema? Torna subito in postazione prima che la situazione ci sfugga completamente di mano. Cosa intendi con ci sfugga di mano? Il mago che avevamo catturato è scappato, presto. Ricevuto, d'accordo, torno subito. Yuri? Direi che ti dona. Dobbiamo sbrigarci. Facciamo attenzione, preferirei evitare i guai. Ok, possiamo andare sotto. Prima devo capire cosa sta succedendo. Ah, alloggio dei cavalieri, ok. Non avevo capito. Pensavo di tornare alla postazione qui invece. Ah, che brutta giornata oggi. Sì, dopo scassapalle. Il ritorno. Hai coraggio di rinchiudermi in una topaia del genere?
Ma vedete chi sono io? Io sono scassapalle, testa di cazzo. Oh, un po' di rispetto. Voglio parlare con un tuo superiore ora. Scassapalle, che ci fai qui? Calmati, d'accordo, vado subito a chiamarlo, scassapalle. Non è cambiato molto. Sta deficiente che rovina tutto. Stai calma, sono io, stupida deficiente. Yuri? Ma tutto bene? Scassapalle? Ti sei riunito con tutti. Purtroppo ci siamo riuniti con Scassapalle. Ti sei calmata, Scassapalle? Sì, certo. Allora cosa ci fai in un posto del genere? Volevo verificare Blastia prima di esaminare l'air crane. Ma hai fatto il passo più lungo dalla gamba, come sempre. E in cosa sei rimasta coinvolta? Hanno introdotto il Blastia nel campo di lavoro di notte, una mossa già alquanto sospetta di per sé. Non dirmi che ti hanno colto in flagrante mentre curiosavi. No! No, certo, mi sono mossa con estrema discrezione, si vede. Ma poi ti hanno beccato. Non potevo restarmene con le mani in mano mentre cercavano di combinare chissà quale nefandezza con i Blastia. Oh, i miei adorati Blastia! La gente di qui è costretta a lavorare sotto la minaccia dei cavalieri. Scommetto che anche Tigol è qui. Eh sì, ma sappiamo che è colpa di cavalieri, anzi di Kumore. Non possiamo permettere che questa storia vada avanti. Puoi darci altre informazioni sul Blastia che hai visto, scassapalle? Blastia, sembra che lì sia la posta di vista di una guerra. Non oserebbero, non penserei che abbiano intenzione di attaccare di nuovo Dangrest. Ma perché? Hanno appena siglato un trattato di pace. Deve essere opera di Kumore. Probabilmente non ha nessuna intenzione di mantenere le promesse fatte alle gilde. Tu lo conosci, Yuri? L'hai incontrato anche tu a Kaer Bokram. Ah, quel tizio con la voce inquietante. Continuate la chiacchierata se volete, ma non ci siamo dimenticati di qualcuno? Giusto, dobbiamo salvare Tigol e gli altri. Metteremo la parola fine a questa storia dei lavori forzati. Ci libereremo di tutti i Blastia raccolti e... Non possiamo semplicemente liberarci dei Blastia. Dovremmo recuperarli, quindi occuparci di loro come se fossero dei figli. Hai capito? I Blastia sono importanti per me. Allora diremo ai maghi di Astia di venire a prenderli in custodia. Un attimo, con la massima prudenza, giusto? Ma al diavolo la prudenza, caro! Andiamo lì e facciamo casino! Un problema alla volta, mio Dio, la mia povera testa! Certo! Bene, ripieghiamo sul nostro piano iniziale, diamoci una mossa. Sì, infatti c'è Tigol che ci aspetta. D'accordo. Ritenne il gruppo, che schifo. Ok, ultima, fantastico. Manco morto. Praticamente non gli dona l'armatura da cavaliere. Lui è un vigilante, quindi... Ah, me l'ero dimenticata di mettere vigilante a lui. Aspettate.
Infatti, adesso sei vigilante, rifiuta di obbedire alla legge preferendo farsi giustizia da solo. Oh, così è meglio, anche se non è cambiato un bel niente. E cane cavaliere invece complice colpevole. Ok. Kakurete. Nascondiamoci! Oh, my lord. Oddio, come devo dire? Oh, mi lord, sicuro di non, di non voler raggiungere subito le sabbie di Kogor? Non mi importa niente degli ordini di Alexei. Sfruttando le armi e il denaro a mia disposizione, presto nulla mi sarà precluso. Spero che non dimenticherà come l'artiglio del Leviatano si sia prodigato per lei. Naturalmente, non lo dimenticherò, Jäger. Con le armi che le ho venduto potrà attaccare l'Unione e boom. Temo che i miei bersagli siano più in alto dell'Unione. Ignorare Don sarebbe un grave errore. È una persona eccezionale, non lo dimentichi. Tanti, non mi sembra quasi che tu abbia rispetto di quell'uomo. Non c'è dubbio che lo rispetti, ma l'artiglio del Leviatano porta sempre a termine un incarico. Oh, quanta dedizione! È questo che apprezzo di te. Non temere, hai davanti a te il futuro comandante di cavalieri imperiali. Maledetto Alexei, prima mi metti in guardia sull'Unione, poi sigla un trattato di pace con loro. Dovrete fargliela pagare. Se dipendesse da me, li annienterei tutti, senza esitare, con le tue magnifiche armi. Oh, è bellissimo che la principessa Estelisi, infermiera smemorata, stava lì, bella lì, cioè neanche nascosta, stava lì, bella lì, diritta a guardare. L'Unione non può sperare di fermarmi. Ehi, quel tipo con i capelli improbabili ci ha guardato ed è scoppiato in una fragorosa risata. Dovresti guardare allo specchio, perché anche tu c'hai dei capelli del cazzo, scusate. Del cazzo. Ci ha notato di sicuro, sì, colpa di infermiera smemorata, se ne stava lì in bella scoperta, dai. Ti trova divertente? No, ti trova divertente perché sei ridicola. Noi invece siamo più fighi. A parte un po' Estelise, però vabbè. Diamine, è sempre la stessa storia con questi cialtroni. Ora sappiamo che alcune persone sono tenute prigioniere lì. Già! Bene, andiamo a liberarle da questi cialtroni. Giusto, diremo di fuggire a chiunque sia costretto a lavorare con la forza. Vero. Io no, io volevo che morisse sto qua, sta qua deficiente. Già, non può fare a meno del blaster vivente. Sì, invece. Sì, come no, chi ci crede? C'è una bugiarda. Da salutare, sì, ma a toccarla per fare gli esperimenti. Esatto. No, tu fatti gli affari tuoi. Finalmente, cioè tutto quel piano che abbiamo fatto non è servito a niente, ma nemmeno la nostra armatura è servita a qualcosa. Oh, finalmente scendiamo giù. Oh, dopo tanti episodi, finalmente. Vediamo cosa c'è qui giù. Tu, dimmi qualcosa. Un tempo lavoravo a livello superiore, ma mi è stato ordinato di trasferirmi qui. Mi occupo di cucinare per i lavoratori, giorno e notte, non c'è mai il tempo di riposare. Maledetto scansafatiche, non c'è tempo per riposare! Sir Kumore vuole che i lavori siano ultimati entro un mese.
Che succede? Che diavolo vuoi? Hai intenzione di ribellarti anche tu? Non sono mai stato bravo a prendere ordini. Ah, dobbiamo combattere. Va bene. Andiamo. Nuovo livello. Beh, che schifo, nuovo livello per lei. Beh. Anche tu sei venuto in questa città attratto dalla possibilità di diventare un nobile? Sì, mi è giunta all'orecchio la stessa voce. In realtà... Ma perché non parlano? Perché non c'è l'audio qui? Direi di non perderci in chiacchiere, non dovresti tornare lì? Oh, sì, hai ragione, i miei amici saranno preoccupati. Grazie di cuore. Gli avrei anche risparmiato la verità, ma lo scoprirà comunque prima o poi. Di che parli? È solo che non possiamo perderci in ciance al momento. Oh, come vuoi, non che mi importi comunque. No, ma veramente, perché non ci sono... non c'è l'audio giapponese? Strano. È stranissimo. Questo gioco l'hanno fatto i giapponesi prima, quindi boh. Deve essere un bug del gioco, forse. Oppure dell'installazione che ho fatto, non lo so. Oh, anche voi siete arrivati qui dal livello superiore. A quest'ora tutti gli adulti sono al lavoro, al cantiere. Ok. Ok, uccidiamo anche questo. Conosci la pena per chi tenta la fuga. 100 scudi sciate e un'intera notte in acqua. Ah, per favore, pietà! Hai avuto il coraggio di abbandonare il tuo lavoro e ora implori pietà. Che insolenza. Ma non posso più muovere le braccia! Basta così. E tu chi diavolo sei? A nessuno è concesso di oltraggiare la brigata Kumori. Ti consegnerò alla giustizia. Provaci avanti. ドクドクするわね。ガオゲ。はい、ガオゲ。剣の力。ガオゲ。剣の力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 。
Mi avete salvato la vita. Non dirlo neppure. Che tipo di lavoro svolgevi qui? Partecipavo alla costruzione di una base militare per la conquista di Dangrest. Eh? Sarà una città edificata per la nobiltà? Sì, così dicevano. È solo una copertura, in realtà stanno allestendo un'imponente struttura militare. Oh, quindi ingannano le persone costringendole a lavorare contro la propria volontà, con il pretesto di dare vita a una città destinata ai nobili. E rispondono agli ordini di Kumore, giusto? Esatto. È questo che accade quando si concede campo libero ai cialtroni. Kumore, non credere che riuscirà a farla franca. E non torni a casa? Davvero? O puoi restare qui se vuoi, non che mi riguardi. Non temere, penseremo noi a Kumore. Grazie infinite. D'accordo, gente, andiamo a trovare Kumore. C'è l'audio giapponese, fa strano loro che parlano così senza emettere suono. Dimmi che parlano adesso. Ti prego. Ok. Oh, guarda chi c'è. È un gruppo di occhi rossi. Kumore è il nuovo cliente a quanto pare. Ehi, secondo voi quel tipo che parla in modo strano è il leader degli occhi rossi? Da qui sembrerebbe di sì, ma non credo. Forza, lavoro, non battere la fiacca, vermi! Non battete la fiacca, scusate.
Ah, eccolo Teagle. Guardate, qua è le Teagle. C'è il denaro che vuoi, ne avrai più di quanto potrai spenderle in una vita. E ora al lavoro, forza. Aspetta. Chi va là? Yuri Lowell, a cosa devo il piacere? Principessa? Tu non hai alcun diritto di definirti un cavaliere. Non è attraverso la forza brutta che si difende il prestigio dell'impero. Deponete le armi. Inoltre, liberate subito le persone attirate qui con l'inganno. Sarebbe tutto più semplice se una certa principessina dalla sconfinata ingenuità non ci intralciasse. Le tue utopistiche farneticazioni mi danno il voltastomaco. Colui che ambisce a diventare il comandante dei cavalieri non dovrebbe azzardare questo genere di affermazioni. Ma tu sei... Ma tutto bene ora. Jäger, liberati di loro, per favore. Yes, my lord. Yeah, my lord. Niente di personale, sono solo affari. Voi combattete contro di questi deficienti, io contro Jäger. Ah, caspita, ci pensa Judy. Lasciala stare! No! Dio, fanno male! Basta, mi devo allontanare. Ah, caspita, Yuri è morto. Allora, io mi guarisco. Aspettiamo. Ok. Facciamo lei che resuscita Yuri. Oh. Che bella arma che ha, però. C'ha un'arma fighissima, però che livello è? Livello 30, ma porca miseria, un boss! Oh my god! Già sconfitto? No! Possibile che l'impero... Ah, che cavolo, fammi leggere! Prima ti conviene asciugarti. Ah, ho avuto un tessuto mistico. Riflesso, ok. Siete molto in gamba, lo ammetto. Per Kumori, la brigata Flynn è qui! Flynn! Oh, mi è ritornata la cotta! Mandatelo via! Ci abbiamo provato, ma insiste, vuole scendere per un'ispezione. Quel fantello del sestiere popolare non poteva scegliere il momento peggiore. Gosh, Droid. Sì, Jäger. È arrivato il nostro momento. Forse è il caso di togliere il disturbo, ya? Ah, che cos'è? Sa, da questa parte, prego. No, devo capire come... Lei è facile. Presto, dobbiamo sbrigarci. Faremo i conti la prossima volta. Che battuta originale. Se non li seguiamo potrebbero... Un attimo, abbiamo il dovere di salvare Teagle. Ma... Ignoro quale sia il nostro dovere, ma li seguiamo pure, no? No, tu non hai nessun... Non devi dire il nostro dovere, tu non fai parte della gilda.
Non lo fai, non fai parte. Fermi tutti, ora basta. Ehi, appena in tempo. Yuri, amore, ma che... Riesci ad alzarti? Certo. Mi spiace, ma è accaduto un imprevisto. Dovrai rientrare a casa da solo. Potrai... porta i nostri saluti a tua moglie e a tuo figlio. Lo farò, grazie. Quindi abbiamo deciso di inseguirli. Sì, sono sicuro che Flynn ha la situazione sotto controllo qui. D'accordo. D'accordo per me, Carol. Anche per me. Inoltre non credo che riusciremo a trattenere l'infermiera ancora per molto. Ti chiedo scusa. Accidenti, abbiamo deciso di inseguirli, no? Allora muoviamoci. Sì, non rompere scassapalle. Yuri, aspetta. Devo andare, Flynn. Lui, Estelise, infermiera, questo viaggio è troppo rischioso per... Accidenti. なんであんなに魔物に効くんだろう?あんた自分のカバンのことも知らないの?うん。よくわかんないんだ。きっとエアル伝導率が高いんでしょ?そのカバン。エアル伝導率。あ、さ、ライル。伝わりやすさのこと。あんたが技を使うときのエアルが、そのカバンには伝わりやすいのよ。きっと。それで、カバンで殴られた魔物は弱っちゃうってこと?そういうこと。 ringraziarla, fa solo la saccente. E tu dovresti imparare a startene zitta. No. Fatemi un attimo vedere il livello 22, tra un po' 23, 22, 22, 23. 21, caspiterina, Carol, sei ancora indietro, questa qua è 22 addirittura, accidenti. Sei ancora indietro, Carol. Sì, ma io adesso dove caspiterina devo andare? Mi stanno seguendo tutti. Allora, intanto mettiamo una bottiglia sacra perché non mi va di combattere contro di loro, caspita. Caricando il salvataggio mi sono dimenticata di comprare la roba, accidenti a me. Allora, noi siamo usciti lì, per forza. Come abbiamo fatto uscire? Entra, ok. Ma posso entrare? Ok, posso entrare. No, perché così almeno usciamo dall'altra parte, no? Ah, che cavolo, devo per forza uscire da qua. No, devo cercare di capire qual è la strada. Oh, che carino, un cane! Ma perché non posso accarezzare i cani e i gatti? Accidenti! Allora, cerchiamo di capire la strada. Dove devo andare per... Forse qua... qui è chiuso. Cazzo di strada devo fare? Magari si può andare sopra in qualche modo, sì. C'è tipo un ponte? Ah, sì, ok. Non c'è traccia di loro. Sono riuscita a fuggire, a quanto pare. Ma dove siamo? In una foresta della Tolbiccia centrale. Se ho ragione, porto Torim è a est. Forse dovremmo raggiungere il porto invece di tornare a Heliord.
Che cosa? E Kumori, vogliamo lasciarlo andare? Scusate, credevo che lo scopo del tuo viaggio fosse trovare Fero. Spyro. Beh, io... gli scassapalle, i tre valorosi guerrieri non è stata fondata per seguire i tuoi capricci. Dillo, brava, bravissima, perché già lei non ci ha ancora pagati e lei pretende, ah, ma dobbiamo andare lì, dobbiamo andare di là e bla bla bla. No, bravissima, scusati, stupida infermiera. Mi dispiace, non era mia intenzione, invece sì. Ma... ehi, ti sta solo consigliando di non agitarti. Inoltre c'è Flynn sul posto, no? Di sicuro se ne occuperà lui. Ehi, Fero, scassapalle, i tre valorosi guerrieri, volete spiegarmi? Stavo per formulare la stessa domanda. Ma che? Ma cosa non va, signorina scassapalle? Mi hai già dimenticato? Sono io, Raven, il magnifico corbaccio vecchiaccio. E chi diavolo credi? Te l'ho appena detto. Raven, il magnifico corbaccio vecchiaccio. O vecchiaccio corbaccio, scegli te. Accidenti, è proprio un peperino, non c'è dubbio. No, non si tratta di peperino, è proprio una rompipalle. Allora, perché sei qui? A causa del trambusto che avete creato, hanno deciso di inviare il povero Raven fin qui per tenervi d'occhio. Per quale motivo? Andiamo con ordine. Per iniziare, troviamo una locanda a Porto Thorin. Vi racconterò tutto una volta lì. Raven avverte un leggero languorino. Capirete. Non c'è motivo di restarcene qui. Penso che possiamo raggiungere Porto Thorin. E Porto Thorin sia per te, va bene? Sì, certo. Mi spiace, non volevo sembrare egoista. E sei sembrata egoista. Forza, andiamo. Raven è ora nel gruppo. Ok, adesso devo sistemare il gruppo. Vabbè, lo sistemo dopo, intanto andiamo a Porto Thorin. Non fate così, che fate venire fame anche a me. Oh, troppo forte. Gaman taikai demo shiten no ka? So ne. Diet wa aru imi gaman taikai ne. Diet? Hitsuyou nai sho. Tokuni retouch wa sore ijou usuku nai no. Atashi wa kono hon yome owaru made iranai dake. No, stammi lontano. Ok, Porto Thorin mi dovrebbe essere qui vicino. Eccolo qua, finalmente. Ora posso salvare e sistemare un po', comprare roba. Ok, prima i dialoghi. Non siamo stati via molto, ma devo ammettere che è sempre un piacere tornare. Devo passarvi dei fazzoletti, mammolette, o possiamo raggiungere la locanda ora? Sto morendo di fame. Certo, va bene, non rompere. Allora, lì c'è la locanda, però io voglio sapere gli oggetti. Ce l'hai tu gli oggetti? Sì. Ok, allora, acquistiamo perché io sono messa male. Non ce l'ha quella al limone. Niente, facciamo così. Mista niente, bottiglia della vita. Ah, sacra, ne voglio un bel po'. Ok, lente magica anche. Ok. Se faccio sintesi, cos'è che mi dai? Limone, niente. Questo è sempre uguale, vero? Sì. Grazie, tornate a trovarci. Va bene, adesso andiamo nella locanda. Oh, salviamo. Ok, ma devo pagare?
Mi sa di sì, se no non parte il dialogo, ha detto di andare alla locanda. Quindi persino l'unione non resta a guardare. Se una principessa dell'impero se ne va a spasso a briglia sciolta. Significa che anche Donna sa che sono una candidata al trono imperiale. Ovvio, per questo mi ha chiesto di tenervi d'occhio. Quindi sei qui per lei? È piuttosto inquietante. Davvero? Suona strano solo a me? Comunque ormai sono qui con voi, anch'io impantanato in questo pasticcio. Non è semplice per il vecchio Raven. Ma perché preoccuparsi fino a questo punto di infermiera? Niente, non è veramente normale, considerata la situazione tra l'impero e l'unione. Poi è il mio Blastia. Entrambi stanno cercando di scoprire le carte dell'avversario. Donno vuole tenere traccia delle loro mosse. Quindi avete intenzione di andare alla ricerca di questo fantomatico Fyrol nelle sabbie di Kogor? Sì. Ma sapete cosa vi aspetta nel deserto? Noi non ce ne può fregare di meno. Beh, fa caldo, è arido e c'è sabbia a perdita d'occhio. Va bene, sottovaluti i pericoli, non sarà una passeggiata. Il nostro piano prevede di raggiungere prima l'area. E poi? Immagino che chiederemo in giro dove possiamo trovare Faero. Non saprei neppure quali critiche muovere a un piano del genere. Sono un capriccio perché non vuoi tornare a castello, vero? No, non è un capriccio, è lei che ha deciso, quindi statene zitta. Mi fa rabbia sta qua, crede di sapere tutto di quello che vuole Estelise. Te non sai niente. Non è un capriccio. E tu Estelise, digli qualcosa, di no, non è un capriccio, fatti gli affari tuoi, scassapalle. Che cavolo, un po' di pugno di ferro. È una principessa, mio Dio. Scusate se mi arrabbio così, ma veramente è una rompipalle, Rita. Per il vecchio Raven, tuttavia, sarebbe meglio se lo facessi. Non aggiungo altro. No, mi spiace, ma devo scoprire la verità che si nasconde dietro le parole di Fyro. In tal caso, non mi dispiacerà se ci dirigiamo verso il continente di Desir. Come mai? Ho un'altra commissione da sbrigare a Nordopolica per conto di Donna. Devo consegnare una lettera a Belius. Ehi, è un incarico importante. È la persona a capo del Colosseo della città di Nordopolica, giusto? Formalmente il suo titolo è l'egemone. Conosci il contenuto della lettera? Parla di quei mostri che hanno attaccato Dangrest. In particolare riguarda proprio quel Fyro. Non è convinto che Belius possa sapere qualcosa a riguardo. A questo punto forse sarà il caso di parlare anche con Belius. Esatto. Se non vi dispiace, il qui presente corvaccio vecchiaccio vi farà da accompagnatore. Nessun problema, ma dovrai osservare le regole degli scassapalle e i tre valorosi guerrieri. Capisco. Ma anche volessi non potrei unirmi alla tua gilda, come saprai. Perché non vuoi unirti agli scassapalle e i tre valorosi guerrieri? È assolutamente contro le regole appartenere a due gilde diverse. E presumo che tecnicamente parlando tu sia un membro dello strale dell'Eden. Perché tecnicamente parlando? Abbiamo finito qui, nel caso andrei a riposarmi. D'accordo. Come credete che si comporterà, scassapalle? Come al solito, romperà le palle a tutti. Sana. Bella domanda. E alla partenza di domani siamo liberi di fare ciò che vogliamo, giusto? Esatto, incontriamoci domani al porto. Ok, vecchiaccio corvaccio ha ottenuto il titolo vecchia spia. Ti sei separato da tutti. Mo devo parlare con tutti loro, mio Dio. Oddio, che succede? Si fa piangere. Qualcosa non va, codardo? Non sono sicuro, mi piace essere chiamato così.
Ma sei il capo, no? Come preferiresti essere chiamato altrimenti? Codardo? Chiamami semplicemente come mi chiamavi prima. Boss, mi sembra esagerato. Mi sento ridicolo quando mi chiami in quel modo. Non credi che ci farai l'abitudine? Beh, può darsi. D'altra parte sei molto più esperto di me, no? In effetti, il capo di una gilda deve essere un modello per chiunque altro. Non sono sicuro di avere la staffa per ricoprire questo ruolo. Andiamo, nessuno si aspetta che tu sia il miglior boss della storia sin dal principio. Potrai diventarlo un passo per volta. Ma ora la nostra gilda ha un incarico da portare a termine. Hai ragione, prima di tutto dobbiamo accompagnare l'infermiera da Fairo. Credi che riusciremo a incontrarlo? È compito della nostra gilda trovare un modo per incontrarlo. Se non ci riuscissimo, non otterremo la nostra ricompensa e la gente perderebbe fiducia nelle nostre capacità. E questo è quanto. Forse abbiamo scelto un primo incarico leggermente troppo impegnativo. Sarà il nostro battesimo del fuoco e la ricompensa sarà commisurata agli sforzi compiuti. Dobbiamo fare del nostro meglio. Certo. Posso trovare qualcos'altro? No, usciamo, devo parlare con tutti i compagni. Intanto salviamo. Rapido, ciao cucciolo. Uff, ho affermato che affronterò la situazione a modo mio. Ma ho permesso a Kumori di tagliare la corda senza difficoltà. Che vergogna. Non so come farò a spiegarlo a Flynn. Sì, lo so, dobbiamo occuparci degli incarichi della gilda, non di Kumore. Uff. Certo, non possiamo lasciarlo scappare. Gli uomini della sua risma non cambiano, continuano a ripetere i medesimi errori. Devo intervenire. Ho lasciato l'impero e fondato una gilda proprio per mettere fine a questo genere di soprusi. Uff. Gli impartiremo la lezione che merita. Dobbiamo cercare gli altri imbecilli. È un incorreggibile. Se qualcosa o qualcuno cattura la mia attenzione, mi dimentico di tutto il resto. E di colpo perdo di vista gli obiettivi che ero prefissata. Sì, è piuttosto vero. Me ne sono resa conto solo quando me l'ha fatto notare Judith. Finora vi ho trascinati tutti con me senza curarmi delle conseguenze. Ehi, poteva andare peggio. Fossi stata l'imperatrice, una tua parola avrebbe fatto scattare l'impero ai tuoi ordini. Sì, ho la sensazione di aver fatto la scelta giusta quando ho deciso di venire con voi. Davvero? È un'eccezionale opportunità per vedere la realtà che mi circonda. Ancora non so se intendo sedere sul trono dell'impero, ma esistono così tante cose che devo ancora imparare di questo mondo. E Spyro è una di queste. Tremo al solo pensiero, ma devo sapere chi sono. Devo scoprire cosa intendeva quando ha affermato di dover purificare questo mondo dal suo insulso veleno. A me sembra che tu abbia le idee piuttosto chiare. Yuri? Eh? Il rischio che cerchi di nuovo di comandarvi a bacchetta. Gridami se capiterà, intesi? Ah, certo, non è un aspetto della personalità che puoi correggere da sola. Anche un altro ragazzo di nostra conoscenza sa essere intrattabile. Magari chiederemo a lui di sfogare le nostre frustrazioni. Ora torno alla locanda, ci vediamo dopo. Ok, andiamo a cercare gli altri. Gli altri dove sono? Finalmente devo cercare qua, perché... E qui non si può andare. Qui neanche. Qualcuno qui? Ok, Reven.
non mi capacito di dover viaggiare con te. Perché? Non sei contento? Non faccio esattamente i salti di gioia. Ti lamenti troppo, sorridi alla vita. Hai già dimenticato che ho combattuto al tuo fianco contro il volto del male? Solo perché sei stato costretto, non ho dimenticato gli eventi di Porto Nord. Ma sei legata al dito, certa gente dovrebbe imparare a non rimuginare sul passato. Non ho voglia di fare la lista di tutti i tuoi affronti. Mi limiterò a ribadire di non gradire la tua compagnia nel nostro viaggio. Non preoccuparti, prometto di comportarmi bene. Sono stato irreprensibile a Cave Mock e a Gasfaros, no? Sì, cerca di seguire quella linea. Piuttosto, speriamo che queste ossa malandate riescano a tenere il passo di voi giovani per molto tempo ancora. Hai intenzione di restare con noi fino a quando Estelle non tornerà al castello? No, non mi ha ordinato di proteggere la ragazza, non ho molta scelta. Un compito impegnativo. Mi sembra possibile affidarla in qualche modo ai cavalieri imperiali. Posso leggertelo negli occhi, vecchiaccio corvaccio. Stai di nuovo tramando qualcosa. No, ti sbagli. È una seccatura essere costretti a viaggiare insieme, ma cerchiamo di fare buon viso a cattiva sorte. Quindi sarai una seccatura. Pensalo come vuoi. Ora Reven il magnifico, vero vecchiaccio corvaccio, se ne torna alla locanda. Alla prossima, ragazzo. E manca Judith e la scassapalle. Dove la trovo? Dove trovo quelle due? E non le vedo. Io non le vedo. Non è che posso tornare alla locanda anch'io? Non mi va di stare con loro. Tranne Judy l'adoro, ma scassapalle anche me. Forse è nell'altra stanza. Ah, ecco qua, scassapalle. Sul serio, hai intenzione di aiutare l'infermiera a trovare quel Pyro o qualunque sia il suo nome? Sì, esatto, problemi? Quella creatura non sosteneva che l'infermiera fosse un insulso veleno o qualcosa del genere? Sì, ho sentito, quindi? Dopo un affronto del genere, certo, non puoi chiedere di dimenticare l'intera vicenda. Ma potrà solo nuocerle se lo userà come pretesto per non affrontare la questione della successione al trono. E temo che possa accadere. Temo che possa accadere. Sta già accadendo. Già, forse hai ragione. Ma stai suggerendo che dovremmo riportarla al castello e rinchiuderla in una gabbia? Sei fuori. Sì, è esattamente quello che penso. È stata una sua decisione. Dobbiamo consentirle di capire da sola quale sia il suo dovere. Bravo, Yuri. Ti rendi conto che potrebbe arrivare allo scontro con Fire, ovvero? Sì, non me ne frega niente. È la nostra decisione. Non potrà capire un bel niente se morirà. Ma la proteggo io. Se no, se vuoi, proteggila tu a costo della tua vita. Se ci tieni tanto. Non morirà, per questo andrò con lei. Scassapalle. Oh, fa come credi, però fai attenzione al mio blasto avvivente. Schifosa. Via. E manca Judy. E dove la trovo? E manca Judith. Manca solo lei, ma non so dove trovarla. Qui? No. Non può essere dentro, deve essere da qualche parte qui in giro. Vediamo un po'. Lì c'era Reven.
è Judith? Judith, dove sei? Posso stare qui a cercare? Casa dei guardiani, chiusa. No, qui c'era Raven, non c'è Judy, non c'è un posto dove... No, qui non posso neanche andare. Boh, dove è andata a finire? Forse in fondo? Ah, eccola. Non starei andando a caccia di quel cuore? No, voglio solo fare una passeggiata. E tu? Anch'io volevo fare due passi, come te. Non sarà che non riesci a dormire per le parole che hai detto a infermiera? Perché? Cosa le ho detto? Ha fatto bene a dire quelle cose. Non sei stata molto dura prima nei suoi confronti? No, ha fatto bene. Oh, giusto, perdonami se ti ho battuto sul tempo. Brava, brava, lei è la migliore, basta. Che cosa? Non capisco a cosa ti riferisci. Stavi per farle una romanzina, ma io ti ho anticipato, giusto? E come l'hai capito? Ad ogni modo, non devi scusarti per una sciocchezza di genere. Dato, non lo fa lei. D'accordo? Quindi non stavi andando alla ricerca di Kumore dopo esserti sentita in colpa per aver ferito l'infermiera con le tue parole? No, Judy, se veramente ti senti ferita, non sentirti, hai fatto bene. No, per niente, brava. Non mi credi? Secondo me ti stanno a cuore i sentimenti delle altre persone più di quanto vorresti lasciare trasparire. Sì, questo sì. Però non significa che si senti in colpa per aver detto una cosa del genere a Estelisa. Ha fatto bene. Perché stava facendo la bossi. No, ti sbagli. Brava, Judy. Se lo dici tu. Tu invece non stavi uscendo per andare a cercarlo? No, te l'ho già detto. Voglio solo fare due passi. Oh, finalmente abbiamo finito. Ora torniamo di là. Tanto salviamo. Ok, ora possiamo andare a dormire. Posso? Perché non posso andare a dormire? Perché? Non mi dire che devo dormire nell'altra stanza, ma mi sembra strano. Qui ci dormono le ragazze. Ora basta, ma vai a quel paese. Voglio dormire. Sì, riposa. Già, ikka. Pronti a partire? Rita va dove andrà? Scassapalle, la lasciamo morire. Scassapalle ha le sue faccende di cui occuparsi. Sì, esatto. Allora raggiungiamo il porto e troviamo la nave? Oh mio Dio, orribile quando sorride in quel modo. Vuoi dire che vieni anche tu? No. Ehi, non avevi altri impegni? Dovevi andare a esaminare l'air crane, o sbaglio? Perché vieni? Quella che il mock che il comandante mi aveva chiesto di controllare è già stato analizzato. E non ho ancora deciso quale itinerario seguire per esaminare gli altri. Quindi ci sfrutterai per portare avanti le tue indagini, oh mio Dio. Potrei incappare nuovamente in qualche imprevisto, come è accaduto a Elliord. In ogni caso è meno rischioso viaggiare con voi che da sola. Ah, hai ammesso che sei un incapace a viaggiare da sola. Odio constatare che non hai perso la tua affabilità. Ciò significa che viaggeremo ancora insieme. Almeno io e lei sono al settimo cielo.
so. Sì, non è per cui strapparsi i capelli, ma nessuno lo fa, fidati. Anzi, no, strapperebbero i capelli per la disperazione. Soriori, Adonimono, eravamo diretti al porto, no? Ah, cosa darei per tornare giovane? Cosa vorresti dire con questo? Ehi, non c'è motivo di scaldarsi. Mamma mia, non si può fare nemmeno una frase con te. Raggiungiamo il porto, allora. Ti sei riunito con tutti, fortunatamente. Allora, io direi di fermarci qui, perché non ce la faccio più, la mia gola non regge più. Oh no, aspettate, fatemi vedere. No, te sei ultima, perché fai schifo, tu sei qui. Ok, salviamo di nuovo. Ok, basta così. Allora. Ah, mia che stanchezza, sono stanca, mi fa male la gola. C'ho la gola secchissima. Comunque, questo è quanto. Ringrazio per la visione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.